Sono Angelo Turco, sono un consigliere comunale di Milano eletto con il Partito Democratico e sono il presidente della Commissione Cultura di Milano e grande tifoso della Samp. Metà della mia famiglia è di origini liguri e mio padre è tifoso della Samp, però è un tifoso abbastanza moderato. Quando ero piccolo in casa mia si tifava la Juventus, io ho un fratello maggiore juventino, ho tanti cugini tutti juventini e io un po', diciamo, trainato da loro seguivo le partite della Juve senza particolare passione per il calcio in generale. La passione per la Samp è nata relativamente tardi, quando ero già un adolescente e ho cominciato a scoprire di più anche le mie radici liguri. Le due cose sono andate di pari passo, in modo razionale da un lato e sentimentale dall'altro. Cioè, razionalmente ho scoperto questo mio lato ligure che volevo approfondire e sentimentalmente ho capito che i colori della Sampdoria erano i miei colori. Sono cose difficili da spiegare, nascono così e poi rimangono tutta la vita. Quando ero ragazzino a casa mia non si vedevano le partite in televisione, non avevamo l'abbonamento alle TV a pagamento e si guardavano quei programmi, soprattutto delle TV locali, dove il calcio viene commentato senza poterlo vedere. E io ho proprio un ricordo molto, molto forte di questa immagine, di questa inquadratura fissa sulla gradinata sud, che esplode per un gol che io non ho potuto vedere, credo fosse un Sampdoria-Milan, un Sampdoria-Roma, adesso non mi ricordo, l'anno del ritorno in Serie A. E io mi ricordo che questa immagine della gradinata sud che esplode con questo sventolio di bandiere bellissimo mi ha colpito. Mi ha colpito e da lì ho voluto vedere delle partite, sia magari andando con gli amici a vederle insieme, sia la prima volta ho deciso di venire a Genova a vedere la Samp dal vivo a Marassi. Non ho portato molta fortuna perché fu un drammatico Sampdoria-Palermo con 2-0 del Palermo, però l'emozione era comunque forte perché la prima volta a Marassi è indimenticabile. Il primo giocatore della Samp che ricordo maggiormente, che mi colpì tantissimo, era Francesco Flacchi, numero 10. Mi colpiva il suo modo di giocare, il suo essere magari un po' non sempre, diciamo, sul pezzo, ma poi capace di tirare fuori queste magie, i gol in rovesciata, queste giocate straordinarie che probabilmente lo potevano tranquillamente equiparare ad altri numeri 10 come potevano essere in quel periodo Totti, Del Piero. E mi ricordo poi anche ovviamente la coppia Cassano e Pazzini che ho potuto vedere qui anche a Genova tante volte dal vivo, anche con delle vittorie importanti. Mi ricordo una partita contro il Milan con i gol sia di Cassano che di Pazzini. E io tutto sommato fra i due preferivo Pazzini perché mi sembrava un po' più affidabile. Io penso che quella nel calcio sia una qualità non da poco. Non vorrei dire una banalità, però la passione per la politica e la passione per il calcio secondo me hanno qualcosa in comune, nel senso che entrambe scatenano, diciamo, nelle persone una spinta veramente forte a seguire insieme agli altri le cose, ad appassionarsi, a combattere per qualche cosa, per dei valori condivisi come possono essere i valori di una squadra di calcio incarnati dai colori. E anche nella politica sappiamo i colori quanto siano importanti. Io oggi faccio parte di un partito che in questo paese è diventato minoranza e tutto sommato è minoranza anche essere sampdoriani a Milano, però io penso che non sia questo necessariamente un fatto negativo, nel senso che si crea comunque un sentimento di appartenenza forte, di voglia di riscatto. Essere sampdoriani a Milano, ad esempio, significa far parte di un gruppo abbastanza ristretto, però unito. Ci sono dei gruppi organizzati a Milano di tifosi della Samp che seguono tutte le trasferte, non se ne perdono una, organizzano macchinate, cene sociali, eccetera. Io per motivi di tempo non riesco quasi mai a partecipare, direi mai, a queste cose. Però, ad esempio, girando per la città si incontrano comunque dei segnali del tifo blu cerchiato. Ad esempio, in un luogo particolarmente iconico di Milano, il Naviglio Grande, una delle prime case che si incrociano lungo il Naviglio ha da anni ormai una bellissima bandiera blu cerchiata che sventola per tutti i passanti. E io stesso, del resto, nel mio quartiere, a casa mia, sul mio balcone, ho messo una piccola bandierina per marcare un po' il territorio. Io, se fossi nato soltanto pochissimi anni prima, avrei fatto in tempo a vedere la Samp degli anni d'oro. Ero troppo piccolo, avevo 4-5 anni quando la Samp vinceva scudetti, coppe. Mi auguro che si riesca a tornare a quei livelli. Oggi è molto difficile, il calcio è cambiato, ci sono interessi economici particolarmente difficili da gestire, però io credo che questa sia una realtà bella,
ha una bella città, una bella tifoseria, dei colori unici, è una società sana quella che c'è adesso, che ha ricominciato a puntare al mix di esperienza e giovani talentuosi, che era la, diciamo, la formula magica della Samp di Mantovani. Chissà, magari nei prossimi anni riusciremo a tornare a quei livelli, speriamo.